Ciao, sono Laura Lodi, sono una dietista nutrizionista della provincia di Modena. Oggi parleremo in questo video di spesa sana e sostenibile alla Lidl, a tema colazione salata. Se vi piace anche la colazione dolce, vi ricordo che ho già fatto il video e lo trovate in descrizione o sul mio canale YouTube. Aggiungo poi che le informazioni ovviamente sono aggiornate ad oggi, ma trovate nella descrizione o sul mio blog www.spesacolladietista.it eventuali modifiche o aggiornamenti dei prodotti. Quindi mi raccomando, guardate sempre nella descrizione perché se c'è stato qualche aggiornamento vi consiglio di far fede a quelle informazioni lì. Che ho pensato come colazione salata è quella di fare un ovetto in barattolo con abbinate delle verdure e del pane secco. Ovviamente con gli stessi ingredienti potete fare tantissime altre ricette. Eventualmente nel mio blog proverò a darvi qualche altro suggerimento. Però per oggi parliamo di quello, mi serviva come scusa per parlarvi di questi prodotti. Quindi della spesa. La prima cosa di cui voglio parlarvi è sicuramente il protagonista di questa ricetta, che sono le uova. Le uova le consiglio esclusivamente biologiche proprio per garantire che l'allevamento possa essere il più possibile sostenibile e non intensivo. Infatti, di allevamenti ce ne sono, diciamo, di quattro tipi, e quello biologico è quello che, diciamo, mantiene nel miglior modo l'animale, quindi tiene cura dell'animale nel miglior modo possibile. Ovviamente poi da allevamento a allevamento possono esserci delle differenze, però diciamo deve rientrare in alcuni range importanti per appunto poter avere l'indicazione di biologico, altrimenti se non è almeno a quel livello non può avere la dicitura biologico. Gli altri tipi di allevamento, tutti gli altri tipi di allevamento vi consiglio di evitarli. Trovate poi all'interno un codice di cui vi parlerò sicuramente e appena ne parlerò magari posso anche mettervi il link in descrizione. Trovate comunque un codice sulle uova che appunto parte con 0 qualora fosse biologico. Tutti gli altri numeri come 1, 2, eccetera, eccetera, sono legati ad altri tipi di allevamento. Le uniche uova che ho trovato al supermercato biologiche sono queste, quindi sono le uniche che potevate prendere. E qua c'è scritto che sono biologiche, ma l'agricoltura non è UE, probabilmente il mangime che viene dato agli animali e non è 100% italiano. UE vuol dire che è dell'Unione Europea, quindi può essere un po' italiano e un po' no. E quindi vi consiglio le uova biologiche, mi raccomando, è importante per l'allevamento e anche perché magari se le galline sono tenute bene possono avere delle proprietà nutritive leggermente diverse queste uova. Pane secco ce ne sono di diversi tipi, ad esempio voglio segnalare questi perché la lista degli ingredienti è molto molto semplice, infatti contiene solo esclusivamente la farina di segale integrale e il sale da cucina, non contiene altri ingredienti, però ci tengo a precisare che non è italiano, non è biologico, non ha particolari altre indicazioni. Diciamo da vanto su questo prodotto, anche perché tipo come materiale di utilizzo probabilmente il riciclo non è neanche particolarmente ottimale. Come composizione ha abbastanza sale, quindi c'è e ce n'è abbastanza. Vi consiglio comunque di eventualmente se li volete consumare di consumarlo tutti i giorni più volte al giorno, però per delle colazioni salate ogni tanto come pane secco da poter abbinare a un pasto principale può essere una scelta abbastanza buona. Magari variate anche su delle scelte con un pochino meno sale o magari prodotti da voi con una minore aggiunta. Eventualmente tutte le cose che mangiate in questo caso dovrete mangiarle magari al naturale, quindi nella ricetta che propongo io se mangiamo questo l'uovo potrà essere cucinato al naturale, le verdure che vi faccio vedere dopo potranno essere insaporite magari con delle spezie, erbe aromatiche, ma tutto senza sale. Questo che è un prodotto biologico non è però italiano, infatti se andiamo a leggere nel bollino c'è scritto appunto che è d'agricoltura dell'Unione Europea e non Unione Europea, probabilmente anche dato dal fatto che ha più ingredienti, qua ne aveva solo due, sale e farina, poteva benissimo essere tutto italiano anche se in questo caso non lo è stato. Come lista di ingredienti è abbastanza buono, nel senso che troviamo la farina di camo che non è magica ma va bene, insomma, come tipo di farina, troviamo lievito madre naturale, sempre di Camut, togliamo un 7% di olio di semi di girasole e un 2,5% di olio extravergine di oliva biologico. Sale, poi malto d'orzo che va un po' a rendere dolce il prodotto, ma è più una questione forse di industria, insomma, per bilanciare i gusti e conservarlo, e un po' di acqua. Questo prodotto è abbastanza sano come lista di ingredienti, direi di non riuscire a trovare spessissimo dei prodotti con solo olio extravergine
extravergine oliva, ma ci tengo a precisare, adesso qua non lo sto trovando perché forse non l'hanno scritto, però che quando utilizzano l'olio extravergine d'oliva, a volte scrivono con olio extravergine d'oliva, ma poi in realtà ce n'è solo una piccola percentuale, come in questo caso magari un 2,5% di olio extravergine d'oliva e un 9% di un altro olio. Il fatto che ci sia scritto con olio extravergine d'oliva mi obbliga a mettercelo, ma non a metterlo come unica fonte di grassi, quindi non fatevi ingannare, andatelo a vedere. Volevo poi prenderlo come esempio più che altro perché c'è un disegnino che allude alla bandiera italiana, quindi proprio ci sono i colori della bandiera italiana. Questo potrebbe portarci a pensare che il prodotto sia 100% italiano perché c'è la bandiera italiana. Come obbligo, quando ci sono delle cose che mi alludono a pensare che possa essere italiano, devo per forza scrivere la provenienza del prodotto. Qua c'è indicata nel bollino appunto che l'agricoltura però non è del tutto dell'Unione Europea, quindi in realtà questo prodotto sarà prodotto magari in Italia, però, o la marca italiana, però gli ingredienti alla fine non sono tutti italiani. Alla fine vi voglio parlare di quest'altro prodotto che in realtà è abbastanza simile a quell'altro, non è biologico, però qua magari c'è lievito aggiunto, lì c'è magari lievito madre, quindi comunque sono abbastanza simili. Come sale, qua ogni 100 grammi di prodotto c'è un grammo virgola 9, qua ce ne sono due, quindi in realtà sono abbastanza simili. Non mi sembra italiano neanche questo, adesso dopo lo ricontrollo, eventualmente ve lo scrivo nel blog, però... e sono abbastanza paragonabili, c'è differenza che questo qua magari è biologico, questo no, però come li sono gli ingredienti sono abbastanza simili, c'è sempre la cosa maltata alla fine, quindi comunque questo rimane. Come sale, qua c'è scritto sale iodato, forse là non era iodato, quindi magari potete preferire questo qualora cercaste proprio al 100% un sale di questo tipo. E qua come differenza abbiamo che c'è solo l'olio di oliva, cioè l'olio extravergine d'oliva e l'olio d'oliva, che comunque quello d'oliva è abbastanza paragonabile ad altri oli di semi, non è tanto diverso come prodotto, quindi qua come gusto uno potrebbe un po' variare nelle scelte, però sono molto simili come quantità e qualità. Io forse tra questi tre prodotti di carboidrati mi verrebbe più da preferire e come scelta questo, perché comunque ha un pochino meno sale, e pur avendo solo sale come ingrediente, magari come palatabilità sarà sicuramente meno saporito di forse questi tipi di prodotti. Però non ho trovato un prodotto secco 100% italiano, 100% naturale, e quindi l'unico modo per farlo è prendere la farina e prepararselo. Però come lista di ingredienti questi direi che siano abbastanza salvabili, e questo è sicuramente il più semplice, anche se non biologico, anche se come confezione, ma anche per gli altri, non è 100% sostenibile. Questa non è obbligatoria in una colazione salata, potete benissimo fare una colazione salata abbinandoci della frutta, però questa è una scelta che volevo proporvi più che altro per parlarvi dei funghi, del fatto che i funghi non si sanno mai dove inserirli, ma dal punto di vista nutrizionale sono considerati verdura. Magari non li consiglierei proprio tutti i giorni o eventualmente ai bambini, perché anche se sono sicuri, certificati eccetera, hanno comunque delle piccole quantità magari di micotossine, quindi mangiarli con abitudine ogni giorno è un po' eccessivo dal punto di vista proprio del tipo di prodotto, quindi magari variarlo con altre verdure. Ma visto che adoro questi tipi di funghi, ho deciso di prenderli anche perché sono italiani, c'è certificazione italiana, sono tutti i vari bollini del prodotto in Italia e che sono di Treviso, quindi mi è parso insomma un prodotto che potevo eventualmente consigliarvi. E di norma sono davvero, cioè quelli sfusi non sono biologici, e quelli biologici hanno di solito delle confezioni di plastica o a volte di carta, quindi ahimè su questo non è molto sostenibile. E con questo ho concluso la mia descrizione di colazione salata. Vi invito, se volete fare delle colazioni salate, a non fare il classico toast con salume, quindi di variare anche le scelte proteiche che andate a preferire, quindi in questo caso uova, potete fare anche con formaggi, legumi o molte altre scelte. Fatemi sapere se come abbinamento vi può piacere, che altri tipi di ricette potreste fare con questi tipi di ingredienti oltre a quelli che ho detto, e magari potete anche dirmi quale tra questi tre prodotti di secchi avete preferito, quindi come composizione quale preferite. Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, e soprattutto se vi è piaciuto il video fatemelo capire anche con un like e con delle condivisioni, in modo tale che io possa replicare questo tipo di argomento e questo tipo di colazione. Spero sia stato interessante e vi abbia reso più consapevoli della spesa, e ci vediamo nel prossimo video, che è una spesa sana e sostenibile sempre al Lido, quindi è la terza legata alla colazione. In quel caso parleremo di colazione vegan, quindi una colazione 100% vegetale. Vi ricordo poi di iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati, di seguirmi poi sui miei social di Facebook e Instagram.
Quindi buona salute e al prossimo video!